Ciao lettori, sono Pachito, nuovo appuntamento con la video intervista del lettore medio. Oggi abbiamo chiacchierato con Irene Sanguinetti, autrice di Mamma non mamo, edito da Sperling & Kupfer, casa editrice che naturalmente ringraziamo per averci dato la possibilità di leggere e recensire questo volume. Ecco l'intervista. In nostra compagnia Irene Sanguinetti, alla quale chiedo subito come è nato Mamma non mamo. Allora, il titolo da gioco che si fa da piccoli con la Margherita, da lì mi è un po' venuto in mente come ci poniamo sempre le domande sbagliate all'interno di una relazione spesso, quindi in realtà ci focalizziamo su quello che fa l'altro, su quello che dice l'altro e poco su noi stessi, e quindi si è sviluppato un po' tutto il libro. Irene, una delle, come dire, dei temi importanti del tuo volume è il confronto. Chiaramente io mi riferisco a quella che è stata la mia esperienza di lettura, il confronto con gli altri, e non parlo soltanto dal punto di vista sentimentale, ma in generale, ma soprattutto un confronto con noi stessi, che nella stragrande maggioranza dei casi è sempre un confronto impietoso. Forse dovremmo innanzitutto imparare ad essere, e in questo caso mi rivolgo all'autrice, ma anche alla professionista, un po' meno severi con noi stessi, accettando le nostre fragilità, le nostre debolezze, per poi intraprendere un cammino di crescita barra cambiamento. Sì, considera che noi siamo i migliori interlocutori con noi stessi, cioè siamo la fonte più credibile per noi stessi, soprattutto quando parliamo di noi stessi in negativo. Cioè, se io penso di essere stupido, non importa quello che mi dirà la gente, rimango stupido. Quando parliamo in positivo, invece, facciamo più fatica, nel senso che gli altri ci possono fare anche mille complimenti. Però non è credibile, né se lo diciamo noi né se lo dicono gli altri. È importante costruire una bilancia interna per renderci conto che il confronto con noi stessi e con l'altro è uno strumento molto utile se noi abbiamo questa bilancia equilibrata. Veniamo invece adesso a quelli che mi piace definire dei personaggi collaterali, chiaramente la prendo da un punto di vista letterario, ovvero i genitori. Molto spesso sono i nostri mentori, c'è un periodo della vita in cui diventano a tutti gli effetti i nostri antagonisti, si comincia solitamente con l'adolescenza, altre volte diciamo diventano una sorta di, passami il termine infelice, un surrogato dei migliori amici, perché magari talvolta andiamo da loro per chiedere un consiglio, o anche semplicemente una parola buona. Ti chiedo quanto è importante il loro apporto dal punto di vista della discussione legata ai sentimenti, cioè dobbiamo affidarci alla loro esperienza, dobbiamo tenere conto delle loro parole. Mi rendo conto che questa è una domanda che apre a milioni di risposte, ma quella più immediata che ti viene in mente qual è? Dipende. Ok. Nel senso che se abbiamo un buon rapporto con i nostri genitori e ci fidiamo di loro, ciò che ci dicono è da prendere in considerazione, ma non necessariamente significa che è la verità assoluta. Ci sono mille variabili nel mezzo, anche se i miei genitori pensano che io possa sbagliare nel prendere questa decisione oppure possa reagire in un altro modo, se io mi sento di fare così. È giusto comunque che io lo faccia, anche se poi sfocerà in un errore, è giusto anche che io lo viva quell'errore, forse. Quindi diciamo che va un po' analizzata la dinamica generale. Mi trovi pienamente d'accordo. Una delle tante cose belle, Irene, del tuo volume è il fatto che vi siano delle domande che sono quelle che normalmente si rivolgono appunto ad un professionista. Prendo quella di pagina 81, mi ama, ma non condivide le mie scelte. Viene poi riportato questo virgolettato, è in qualche maniera un desiderio, almeno da parte tua, beh, in questo caso te ne chiedo una conferma, di prendere un caso generale, cioè scusami, di prendere un caso singolare e farlo diventare un caso generale, cioè aprire comunque anche le porte agli altri e far capire innanzitutto che non si è soli e non si è gli unici ad avere determinati problemi. Assolutamente. Diciamo che il mio obiettivo è sempre stato quello di far capire agli altri che ciò che vivono in realtà lo vivono molte persone. Questo perché quando soffriamo ci sentiamo molto soli in quella sofferenza, quando siamo dubbiosi ci sentiamo molto soli nei dubbi e via dicendo. In realtà,
ciò che viviamo probabilmente è già stato vissuto da qualcuno oppure lo sta vivendo in questo preciso momento in maniera diversa, per carità. Sono domande molto specifiche che mi arrivano nelle richieste via dicendo, però in realtà sono molto ripetitive e quindi mi sono accorta che c'è quasi anche uno schema all'interno delle relazioni diciamo più disfunzionali. E quello di non accettare le scelte del proprio partner è una cosa che capita spesso, perché noi nel momento in cui ci fidanziamo, frequentiamo una persona, abbiamo anche un'idea di quella che è la persona e del rapporto. Questa persona cambia perché noi tutti evolviamo e spesso non ci rendiamo conto dei piccoli cambiamenti né che riguardano noi né che riguardano l'altro, e quindi magari da un giorno all'altro ci accorgiamo che la persona con cui stiamo facciamo fatica a riconoscerla rispetto che prima, e invece di parlarne, aprire un dialogo aperto sul fatto che magari io preferirei che tu facessi questa cosa piuttosto che un'altra, oppure faccio fatica a riconoscerti in certe situazioni, in certe dinamiche, o non appoggio proprio una tua scelta presa, invece di aprire un dialogo in questa maniera, tendiamo a sminuire quella che è la minaccia. Cioè, se tu accetti un lavoro all'estero e devi stare 3 mesi via, oppure parti e stai via tutti i weekend, via dicendo, io ho paura che questo vada ad influenzare negativamente la nostra relazione, ho paura, ed è un dato effettivo, un'emozione effettiva, invece di comunicarti quella che è la mia paura, io sminuisco la minaccia della perdita. Cioè ti dico, ma cosa vai a fare, è un lavoro del cavolo, non ti serve a niente, non ti porterà a niente, diventerai un fallito, perché è più facile per me gestirla in questa maniera, cioè ridurre la minaccia, sminuirla, renderla piccola, rispetto che affrontare la paura di perderti. Irene, in questo caso mi stacco un attimo dal libro, ma solo in parte, però è una riflessione che mi è venuta dopo aver veramente divorato il tuo volume, ed è legata al discorso dell'amore tossico. Ti chiedo, e in questo caso mi rivolgo alla professionista, alla scrittrice, ma anche appunto alla ragazza che sta vivendo la sua vita tutti i giorni, non abusiamo un po' troppo dell'espressione amore tossico? Cioè, forse dovremmo utilizzare in questi casi una bilancia per pesare queste due parole, perché talvolta se ne fa un abuso, un po' come molto spesso quando dice io sono la calamita dei casi umani. Immagino una frase che ti avranno ripetuto milioni di volte. Sì. Però io porrei un'altra domanda, cioè quando mi chiedono sono una calamità di casi umani, oppure attraggo sempre le persone sbagliate, attraggo sempre narcisisti e via dicendo, perché li scegli? Cioè tu non è che attrai una persona, tu sposti una persona e avvicini un altro tipo di persona, quindi la domanda è sempre sul tu, cioè sull'io. Ed è un po' il concetto del libro, nel senso che a prescindere da relazioni tossiche, da persone tossiche, da comportamenti disfunzionali, perché tu ci stai dall'inizio alla fine? È vero che si abusa un po' di questi termini, anche perché il termine tossico in realtà non è neanche molto psicologico, si parla di disfunzionale, però il tossico dà l'idea giusta, nel senso che una cosa tossica ti intossica ed è poi difficile uscirne, è un po' come se fosse una dipendenza, pensiamo al fumo, alle sostanze, quindi rende l'idea di come ci inquina la vita e noi stessi. Però sì, a volte si abusa un po' di questo termine, anche perché facciamo fatica a vedere i nostri stessi sbagli, quindi è molto più facile dire che li attraiamo oppure che ci cercano sempre che ammettere forse sono io che non mi voglio abbastanza bene e quindi accetto queste situazioni. E io una frase che dico sempre, che è di un film che non ho mai capito prima di studiare certe cose, è che accettiamo l'amore che pensiamo di meritare. Se io ho un'alta autostima di me, credo di essere degna d'amore e mi fido degli altri in linea di massima in generale, quindi ho avuto anche un attaccamento sicuro con i miei genitori, non accetterò mai le piccole manipolazioni, i comportamenti disfunzionali e via dicendo dal giorno zero. Se invece io penso di non essere degna d'amore, non posso meritarmi un amore che sia oro, come l'ho definito io nel libro, ma so che mi merito un amore che è basso rispetto agli standard. Detta male, detta in modo colloquiale e popolare, me la vado a cercare perché io so che me lo merito. È come se fosse anche un'autopunizione, no? Sì. Ritorniamo al discorso di prima, che talvolta forse siamo un po' troppo severi. Vengo a quello che è l'ultimissimo capitolo del tuo libro, ovvero i ringraziamenti, ma veramente ti strappo il sorriso, Irene. Perché ho trovato molto bello il fatto che tu abbia dedicato questo volume a tutte le persone che mi seguono sui social, che con la loro presenza mi hanno sempre incoraggiato a migliorare, dandomi nuove ragioni per amare ciò che faccio.
ci vedo un grandissimo atto di umiltà per una professionista, una psicologa che, come dire, quasi quotidianamente è costretta a sostenere degli esami di maturità con i pazienti, con le persone con le quali si confronta sui social, in questo caso, ma anche con se stessi. Cioè, un mettersi in discussione è tutt'altro che facile. Questa parola, gratitudine, che tipo di accezione ha per te? Allora, una specifica, io non sono ancora abilitata, purtroppo. Ho avuto dei grossi problemi burocratici con i tirocini e di conseguenza non ho ancora i pazienti, però insomma ci stiamo avvicinando a quel momento. Il fatto è che nelle mie sofferenze durante l'adolescenza io mi sono sentita tanto sola e al di là delle ragioni per cui ho deciso di intraprendere il percorso di questa professione e di questi studi, ho pensato di iniziare a parlarne sui social, oltre che al discorso di fare informazione e sensibilizzare, proprio perché le persone si sentono sole nel loro dolore ed è giusto che qualcuno dia un nome a quel dolore e dica apertamente: non sei solo, non sei l'unico, non sei lo sfigato nel dolore, non ce l'ha il mondo con te. Questa cosa ha un nome e si può curare, si può migliorare, si può stare bene. L'idea è suggerire che si può stare bene, si può stare meglio. E sono grata che il mondo mi abbia dato anche questa possibilità, nel senso che mi rendo anche conto un po' con la sindrome dell'impostore che ci sono professionisti che sono molto più qualificati di me, che hanno finito la formazione, che sono già terapeuti, via dicendo. E dico perché io, nel senso, non dico neanche chissà quali cose straordinarie, nel senso che quasi tutti i professionisti potrebbero dire le cose che dico io. Allo stesso tempo dico forse perché ho sofferto anche io e perché ne parlo in maniera molto aperta e perché sono giovane, molti si ritrovano anche in quello che dico in me. Non lo so, sono semplicemente grata, mi pongo poche domande, e vivo quello che ho davanti e sono molto felice quando mi fermano e mi ringraziano. E anche vedere una persona reale che mi dice che in qualche modo un video l'aiuta oppure che un video l'ha spinta a chiedere aiuto è un regalo immenso. Quindi sì, gratitudine vuol dire tanto, non saprei spiegarla con solo una cosa. Ci sta tutto. Ti faccio un'ultima domanda, Irene, poi ti salutiamo e ti ringraziamo. È ben legata alle aspettative intorno a questo libro che, ricordiamolo, muove ufficialmente nel mondo editoriale i primi passi proprio in questi giorni. Cosa ti aspetti da Mamma Non Mamo? Oddio, questa è una domanda molto complicata. Spero che muova un po' le generazioni. Nel senso che mi rendo conto che un libro non è la soluzione della vita, può far riflettere, non è una soluzione, l'ho anche scritto proprio nel libro. Spero che faccia riflettere le persone, che il proprio centro sono loro stesse, perché ritengo che il mondo potrebbe essere migliore se tutti fossimo più a contatto con noi stessi. E quindi spero che aiuti e che dia la spinta giusta e non lo so, è stato un bel viaggio scriverlo e ha aiutato anche me a scriverlo. Per il momento noi ti facciamo un enorme in bocca al lupo, sappi, cara Irene, che facciamo il tifo per te. Ricordiamo che questo è il libro del quale abbiamo parlato, quello di Irene Sanguinetti, Mamma Non Mamo. A te il compito di salutare gli amici del lettore medio. Grazie a tutti e spero che il libro vi piaccia. Ciao. Buona lettura a tutti, appuntamento alla prossima video recensione. Ciao!